La mia relazione, che volontariamente ho lasciato per ultimo, ritengo per importanza sicuramente rispetto a tutto ciò che da stamattina abbiamo imparato, e soprattutto perché è una relazione semplice in quanto non la faccio. Proiettiamo due filmini di pochi minuti per far vedere dal punto di vista pratico che cos'è l'idrocolloterapia. Non certamente quindi soffermarci ancora sull'intestino, sul microbiota, sui probiotici, non ne sarei capace non di aggiungere qualche cosa, ma di ripetere le cose che ho ascoltato questa mattina. Quindi non mi avventuro in nulla, se non prendere, se ho capito bene, che nell'ultima parte dell'intestino, questo Lozzi ha detto che viene utilizzato da quello che sta sopra, che butta le tossine, lui lavora, tenue, e poi lascia nel trasto un po' di residui. E attraverso l'idrocolloterapia non abbiamo altro, che comunque non è poco, penso che bisogna mangiare bene, che bisogna trattare il probiota, che bisogna fare mille cose, e penso che non ha nulla da aggiungere. Sull'importanza di avere questa parte molto importante, che probabilmente contribuisce non poco alla salute, non nell'intestino, ma del corpo, ma di tutto il corpo, ha il suo ruolo. Cosa voglio soffermarmi? Non tutti sanno in che cosa consiste, e riscontro quotidianamente che si hanno delle idee sbagliate. Qualcuno pensa di sapere che cos'è e poi mi rendo conto che non sa che cos'è. Io dico sempre che per renderci conto del benessere, e non per niente è una metodica che è nata prevalentemente nei centri di benessere, dove la gente va una settimana, va a disintossicarsi e tra le tante cose si fa anche di non volare la via. E l'importanza di avere l'intestino libero, pulito, sono rimandi di vecchia data, dai nostri nonni che ci utilizzavano la purga settimanalmente, alla mamma che ha il bambino che ha la febbre, la prima cosa che fa è la febbre. Quindi sull'importanza di avere l'intestino in ordine, pulito, diciamo così, sono cose assodate da chi si è interessato per tantissimo di sclerosi a placche, metilocosmin, dove avere l'intestino in ordine era la terapia quotidiana. Quindi far conoscere a chi non sa e farci un'idea esatta in che cosa consiste la tecnica, ho ritenuto che possa essere importante. Quindi non aggiungo né tempo, vedremo dal punto di vista pratico in che cosa consiste. C'è un filmino operativo, tecnico, fatto da tette lavori, e poi 5 minuti fatto in maniera artigianale nel mio studio, che però penso che ha un senso. Ha un senso perché? Perché il limite a non sottoporsi a questa metodica è di non conoscenza, perché si pensa chissà cosa bisogna fare, che si sente male, che c'è la vergogna di me, ci stanno tanti limiti che penso valga la pena sfatare. Quindi la mia relazione ha solo questo tipo di obiettivo. Quindi vi chiedo ancora 10 minuti e chiudiamo, non chiudiamo. Ripeto, questa relazione l'ho messa per ultimo e ho cercato oggi a luna di far rispettare un attimino tutti i tempi, perché il mio fine, il mio obiettivo è questo. Finita questi 5 minuti di relax, vorrei che tutti i relatori tornassero al loro posto e chiunque ha ancora un
un dubbio, una domanda, un qualche chiarimento dal professor Lozio a Di Fede, a Michele, a me no, perché non penso di poter dare le risposte, staremo qua questa volta senza l'altro relatore che deve subentrare, senza la fretta, se uno non ha assolutamente fame, sete di andarsi via, per cui Michele abbiamo detto dobbiamo rispettare i tempi, l'abbiamo rispettati e per la qualcosa vi ringrazio in maniera più viva, e quindi la mia relazione finisce qua con la proiezione di questi due brevi filmati. Grazie ancora. L'attuale idrocolonterapia è l'evoluzione moderna di una terapia molto antica, praticata oltre 3500 anni fa dai medici dell'antico Egitto. Il vero protagonista di questo iter terapeutico è il colon, a torto considerato solo il contenitore dei rifiuti organici in attesa di essere espulsi. Quest'organo, al contrario, è impegnato in molti importanti compiti: il riassorbimento di acqua e elettroliti, la produzione e l'assorbimento di vitamine, la funzione immunitaria. Oltre il 60% della popolazione presenta però una flora batterica intestinale alterata. Si parla, in questo caso, di disbiosi, la quale può essere causata da dieta ricca di alimenti trattati, inquinamento ambientale, uso di lassativi, abuso di medicinali, stress dovuto ad un'intensa attività lavorativa e da impegni quotidiani. Tutte queste situazioni fanno sì che l'intestino, il nostro secondo cervello, vada in tilt. È noto infatti che tensioni, emozioni e preoccupazioni interferiscono con la normale funzionalità intestinale, creando problemi di stipsi o di colite, predisponendoci così a nuove patologie. Talvolta i disturbi provocati dalla flora batterica intestinale alterata sono problemi digestivi, perdita di vitalità, stanchezza, depressione, malattie dermatologiche, candidosi, infiammazioni, eccetera. Un intestino sano è il presupposto per un corpo sano. Il sistema immunitario, infatti, è per l'80% localizzato sulle pareti dell'intestino tenue e crasso, dove si formano le immunoglobuline. Esiste, quindi, una stretta correlazione tra processi metabolici e sistema immunitario. Il professor Otto Warburg, premio Nobel 1931, aveva riconosciuto che il sistema immunitario indebolito dal malfunzionamento dei sistemi metabolici permetteva l'insorgenza e la diffusione di cellule degenerative nell'intestino. L'idrocolonterapia è un trattamento medico che ha dimostrato negli anni ampie possibilità di applicazione, perché permette una completa pulizia dell'intestino. È il primo passo per ripristinarne lo stato di salute in modo del tutto naturale. Si tratta di una terapia ben tollerata dai pazienti, che non presenta effetti collaterali e che consente alla flora batterica intestinale di rigenerarsi e di mantenersi in uno stato di equilibrio. Una visita medica con anamnesi completa accerterà la necessità della terapia ed escluderà eventuali controindicazioni. Le apparecchiature utilizzate per effettuare l'idrocolonterapia sono sicure ed efficaci. Il paziente, dopo aver indossato indumenti monouso, si stende sul lettino in posizione supina. Successivamente viene introdotta per via rettale una canula, collegata all'apparecchiatura mediante un tubo di mandata dell'acqua di piccole dimensioni ed un tubo di dimensioni maggiori per lo scarico del materiale fecale rimosso. L'acqua introdotta viene purificata mediante appositi filtri. Ogni ciclo di lavaggio dura circa 40 minuti. Si alternano fasi di lavaggio con acqua calda a fasi più brevi di immissione di acqua fredda, al fine di stimolare la corretta funzionalità delle pareti intestinali. Al termine del trattamento, il paziente può riprendere senza alcun problema le proprie occupazioni quotidiane. L'idrocolonterapia è una pratica utile a tutti come trattamento disintossicante. Tuttavia, trarranno maggior beneficio dal trattamento i pazienti affetti da allergie, intolleranze, infezioni ricorrenti da candida, stitichezza,
sindrome del colon irritabile o atonico, diverticolosi, meteorismo, problematiche dermatologiche, parassitosi intestinali. Dal 1988 NAMED ha investito molte risorse nella ricerca e nell'attuazione di nuove strategie terapeutiche che possono contrastare e risolvere in modo non invasivo ma efficace il problema della disbiosi intestinale. NAMED, grazie alla scrupolosa e costante ricerca tecnologica, commercializza un'innovativa apparecchiatura per la terapia idrica intestinale, la quale, grazie alla qualità dei materiali utilizzati, garantisce elevati standard di efficacia e sicurezza per il paziente e per il suo ritorno alla salute. Penso che niente può essere più chiaro del vedere e dire qualcosa di specifico sulla tecnica. Questo perché? Tanta gente mi chiede in che cosa consiste, sento male, come faccio. Proprio dal punto di vista pratico c'è necessità di essere semplici, ma perché è semplice la metodica? La metodica consiste intanto posizionare la paziente su un lettino comodo e in un ambiente che sia da mettere la paziente nelle condizioni ideali. Sta benedetta idroncolon, di cui la gente è spaventata e dice ma sento male. No, la gente deve tranquillizzarsi perché noi abbiamo come momento cruento, diciamo così, l'utilizzo di una canula sottile che permetterà l'entrata e l'uscita dell'acqua, questa benedetta acqua che è la base della vita in tutti i momenti. Senza acqua moriremo tranquillamente. Allora, ovviamente non ho la paziente, né è giusto far vedere in che cosa consiste la paziente allettata e sistemata per fare l'idroncolon. Voglio però in maniera molto semplice far vedere l'apparecchiatura dell'idroncolon, che io tengo anche un attimino in maniera riservata perché è ben custodita in suo armadietto. Apro il mio armadietto e io ho tutta la possibilità di lavorare tranquillamente posizionando la canula alla paziente e poi con molta tranquillità e anche comoda io mi metto seduto qua e lavoro tranquillamente faccio un po' l'idraulico, che consiste in che cosa? Intanto con l'apertura dell'acqua e la chiusura dell'acqua qua con i rubinetti io ho la possibilità di far arrivare acqua calda e acqua fredda alle temperature che stabilisco io e che però sono assolutamente sicure perché io ho un manometro che mi permette di fare dell'acqua fredda cosiddetta, però vado sui 25 gradi per poi arrivare al massimo, perché poi si blocca in automatico la temperatura, sui 38 gradi. Quindi il viraggio delle temperature dell'acqua sono da 25 gradi a 38-40 gradi, quindi non si corre nessun rischio di poter fare non dico delle ustioni, ma abbiamo sicuramente la tranquillità di non creare fastidi, perché questa metodica deve essere soddisfacente anche dal punto di vista deve essere piacevole, deve essere un qualcosa che fai tranquillamente, a parte che mentre si fa il trattamento, che dura sui 40 minuti, 45 minuti, ci si chiacchiera, ci si conosce, si fanno tante belle cose. Torno alle temperature, perché il discorso in medicina dell'effetto cosiddetto CNAP, effetto caldo e freddo, e conoscono bene un pochettino meglio le problematiche vascolari, perché l'acqua cosiddetta calda e fredda, il cosiddetto passaggio di
nelle vasche termali con le temperature che si alternano, sappiamo in medicina che è un effetto terapeutico molto importante. Cosa succede quindi? Succede che con l'acqua calda noi creiamo una vasodilatazione, con l'acqua fredda creiamo la vasocostrizione, e quindi questo giochino di una volta attivare la vasocostrizione, una volta la vasodilatazione, sappiamo e lo conosciamo sotto tanti aspetti che è un effetto terapeutico importante. Quindi, primo effetto, effetto dato dalla temperatura. Secondo effetto molto importante, e qua abbiamo un altro manometro, è l'aumento e l'abbassare la pressione all'interno del colon, e io lo chiamo effetto palloncino, nel senso che si gonfia e si sgonfia. Questo lo possiamo paragonare come un massaggio che riceve la mucosa del colon, e quindi noi dall'interno creiamo sollievo alla mucosa intestinale, che più si pulisce più viene massaggiata, e quindi un benessere. E con questi due momenti terapeutici anche l'idrocolon fa questo tipo di aiuto terapeutico. Quindi effetto KNAP, caldo freddo, effetto palloncino, pressione e ipopressione. La fine del terzo elemento che è determinante per fare un idrocolon, l'obiettivo è quello del lavaggio. Quindi attraverso queste varie manovre noi, dopo una mezz'oretta, 40 minuti di andare e venire dell'acqua pulita che entra, dell'acqua sporca che esce, noi abbiamo praticamente fatto un lavaggio vero e proprio della nostra parte intestinale, a cui dobbiamo avere molta attenzione, perché io dico che è la salute del colon, ma è la salute del corpo umano che si mette in una condizione sicuramente migliorativa. Insomma, penso che una tecnica così semplice merita attenzioni, anche se devo fare un'altra piccola sottolineatura che non è da sottovalutare. La gente dice: ma sento male, ho vergogna, quindi sono tutte situazioni che l'operatore deve saper non rispondere, saper sopperire, intanto con un ambiente il più idoneo possibile. Anzi, voglio sottolineare un aspetto che è molto importante, perché praticamente questa tecnica va utilizzata con l'acqua e con la necessità così di usufruire e utilizzare i servizi igienici, il bagno. Ecco, è fondamentale avere nella stanza dove si fa questo tipo di operazione che ci sia un bagno, insomma, che ci sia la possibilità che la paziente, fatta prima e dopo della idroncoloterapia, ecco, tranquillamente ha a sua disposizione un bagno, e quindi tranquillamente ha tutte le comodità per affrontare con massima serenità questo tipo di terapia, che in buona sostanza è semplice, indolore, e i vantaggi che riusciamo ad avere sono veramente tanti. Quindi vale la pena promuoverla, farla conoscere, perché merita veramente grande attenzione.